Prendiamo come esempio un comune cavo elettrico con conduttore in rame. Anche un conduttore presenta una resistenza. Ci farebbe comodo un conduttore a resistenza zero, detto anche superconduttore, ma al momento non ne disponiamo a temperatura ambiente. E veniamo al nostro esercizio. Un conduttore in rame, avente un diametro di 4 mm e lungo 500 metri. Determinare la sua resistenza. Schematizziamo i dati conosciuti. Diametro del conduttore, 4 mm. Ne deriva un raggio di 2 mm. La lunghezza è di 500 metri. Anche se non presente nella traccia, esiste un altro dato conosciuto. La resistività del rame, che alla temperatura di 20 gradi Celsius, è pari a 0,0175 ohm per millimetro quadro su metro. Per rispondere al quesito, abbiamo bisogno delle tre grandezze, resistività, lunghezza e sezione. Non ci rimane che ricavare la sezione. Conoscendo il raggio, lo eleviamo al quadrato e lo moltiplichiamo per pi greco, cioè per 3,14. Otteniamo una sezione del cavo di 12,56 mm quadri. Con i dati ora in nostro possesso, possiamo applicare la seconda legge di Ohm. È presente ovviamente la resistività, essendo una caratteristica del materiale. In questo caso del rame. La lunghezza è al numeratore, in quanto con lunghezza maggiore, si ha resistenza maggiore. La sezione è al denominatore, in quanto con sezione maggiore, si ha resistenza minore. Procediamo col calcolo. Otteniamo una resistenza di 0,7 ohm. Ricordiamo anche la prima legge di Ohm. La resistenza è uguale alla tensione applicata al componente, divisa per l'intensità della corrente che lo attraversa.